Proseguono alla Pindattina gli appuntamenti estivi. Ieri sera è stata la volta dell'Electro Swing, serata un po' diversa dalle classiche, che ha coinvolto in prima persona il pubblico presente. Una grossa riscoperta e modernizzazione con ritmiche derivanti dal jazz. L'evento ha coinvolto una scuola di danza rock swing con l'insegnante che ha proprio tenuto una lezione con successiva esibizione dei presenti. La serata, organizzata da Meta Rock in collaborazione con l'associazione Fare Jazz, non rientra nel cartellone di eventi dell'estate spezzina, ma è un modo per far vivere la Pindattina e questa parte di città per tutte le sere estive, soprattutto in questi giorni di caldo torrido. Tutte le sere, tranne lunedì, con DJ set, concerti, ballo swing come questa sera e tanti ospiti, come quello del 28 di agosto ci sarà il grandissimo Jimmy Rotondi, grande trombettista del jazz, qui alla Pindattina. Numerosi ancora gli appuntamenti da qui a fine estate. Ci sarà il banco del mutuo soccorso, la Cociani Orchestra, poi per finire con il botto finale Banda Bardò a ingresso gratuito, Ermal Meta invece con ingresso a pagamento, poi Edoardo Bennato sempre con ingresso a pagamento. Il clou poi il 12 agosto con un omaggio alla storia del rock da parte della città della Spezia. Verranno ospitati i gruppi degli anni 70, 80 e anche con qualche ospite importante come Irene Maria Papas dei Giganti, che suonerà all'interno della jam session con un super gruppo. Poi ci saranno i Fallout e per seguire un po' anche quel filone che il libro sul rock a Spezia ha avuto moltissimo successo. You're